Salve e benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Siamo al terzo video di una serie in cui ci stiamo occupando dell'acquisizione di una serie storica di terremoti recenti dal sito dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia per rispondere alla domanda: fra i terremoti recenti, quali sono stati quelli che hanno avuto una magnitudine superiore a 2,5 gradi? Vedete che abbiamo già nei video precedenti elaborato questi dati, li abbiamo acquisiti con Power Query, li abbiamo inseriti in Excel, li abbiamo salvati come file separato da virgole, li abbiamo inseriti cartograficamente. Diciamo che questi puntolini possono non rappresentare niente, ma questo agglomerato qui sono tutti i terremoti recenti che si formano proprio secondo l'arco alpino. Lo capiamo perché qui sotto i gradi da nord, dall'equatore, da est, da Greenwich sono assolutamente corretti. A sinistra di questo strumento c'è tutta la lista dei nostri oggetti. Questi oggetti sono tipo vettoriale. Dobbiamo aggiungere perlomeno la mappa d'Italia per capire se questi oggetti sono stati collegati ad una posizione corretta. Andiamo nella barra, questa volta aggiungi vettore. I file in questo tipo di programmi vengono chiamati file shape. Sfogliamo, andiamo nella nostra cartella dati sorgenti esterni shape e in questo caso l'abbiamo scaricati dal sito dell'Istat che ci dà tutte queste informazioni e ci ha dato un file shape delle regioni d'Italia che formano poi il profilo dell'Italia. Il file corretto è sempre quello che occupa più spazio, cioè quello in cui ci sono i dati veri e propri, open. Che cosa stiamo facendo? Stiamo sovrapponendo un oggetto vettoriale e stiamo aggiungendo un nuovo layer per capire che effettivamente questi terremoti stanno colpendo l'Italia. Possiamo vedere, zoomando, che effettivamente il processo è andato correttamente, cioè lo stesso map datum, per esempio questo qua, lo stesso che viene definito anche WGST4, ha contraddistinto i due oggetti che abbiamo sulla sinistra. Prendiamo, clicchiamo con il tasto sinistro l'oggetto sciame sismico e lo mettiamo sopra perché noi vogliamo vedere i puntolini dello sciame sismico al di sopra della nostra nazione. Perché sono andati correttamente al di sopra? Ma perché erano stati georeferenziati dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia e noi abbiamo usato lo stesso map datum che è lo stesso sistema di riferimento e quindi i due puntolini sono stati collocati correttamente. Se noi vedevamo ad esempio l'arco alpino, i puntolini dell'arco alpino in mezzo al mare, vuol dire che i sistemi di riferimento erano differenti. Che cos'è un sistema di riferimento? Ad esempio il WGST4 è il World Geodetic System 84 che è stato proprio fatto nel 1984 per contraddistinguere uno standard, per proprio consentire a questi strumenti di sovrapporre correttamente tutte le informazioni. Noi sappiamo che il pianeta è un oggetto, diciamo, tridimensionale sferico, ma la mappa del pianeta è bidimensionale. È per questo che ci servono soltanto due dati per georeferenziare un punto all'interno della mappa. La distanza, nel nostro caso, perché l'Italia sta nel primo quadrante da nord, e la distanza, da est. Torniamo a questo strumento. La nostra domanda era: vogliamo sapere quali puntolini sono al di sopra dei 2,5? Che cosa significa? Che questo strumento non ha soltanto salvato cartograficamente degli oggetti, ma c'è una tabella attributi. Se noi selezioniamo tasto destro e andiamo a vedere la tabella attributi di questi oggetti che cosa sarà? Sarà la tabella che noi abbiamo preso prima dal sito web, poi abbiamo manipolato con Microsoft Query e poi inserito in Excel. Vedete che ogni puntolino ha il suo dato, per esempio la data, l'ora, la latitudine, la longitudine. Senza questi due caratteri noi non saremmo stati in grado di collocare il puntolino del terremoto che ha colpito per esempio l'Appennino Pistoiese sopra l'Appennino Pistoiese, la stessa cosa per l'Appennino Forlivese. Sono la latitudine e la longitudine che ci consentono di collocare gli oggetti cartografici nel punto giusto. Come vedete, questa tabella attributi può essere riallineata secondo la data, secondo l'ora, secondo l'latitudine, eccetera. Che cosa succede? Che il formato CSV, vedete, ci avevamo scritto CSV apposta, è un formato che viene acquisito da QGIS, ma che viene usato semplicemente temporaneamente perché non possiamo fare tutta una serie di operazioni. Allora, per rispondere alla domanda quali sono i terremoti al di sopra del 2,5 grado Richter, facciamo tasto destro e salviamo con nome questo soggetto, cambiandogli di fatto
il formato. Vedete, diventa uno shapefile. Sfogliamo e lo mettiamo all'interno sempre case study. Analisi di sciame sismico e lo chiamiamo, vedete che l'estensione SHP, SHP e poi sciame sismico, sciame sismico. Perché inseriamo prima il formato? Perché così in questa lista, vedete, ci compare, noi siamo in grado di capire se è l'uno o l'altro. Noi stiamo semplicemente copiando, abbiamo clonato un'entità, perché? Perché con il CSV noi non siamo in grado di lavorare. Adesso capiamo come funziona questo strumento. Questo strumento è uno strumento a layer, che vuol dire che ci consente di sovrapporre dei layer, li possiamo selezionare, vedete? E scompaiono e li possiamo utilizzare. Questi due layer sono completamente sovrapposti, l'SHP e il CSV, quindi se noi lo selezioniamo non si vede uno, si vede l'altro. Selezioniamo l'SHP perché è lo shape. Qui possiamo fare delle operazioni. Tasto destro, se noi andiamo in proprietà, ad esempio, vediamo che nella proprietà di questo oggetto abbiamo ad esempio il tab etichette all'interno del quale noi molto simpaticamente possiamo scrivere etichette con vettore collegato a quale campo? Al campo magnitudine. Quindi la cosa simpatica di questo strumento è che lui riconosce i campi che provengono dall'oggetto tabulare di Excel e li può trasformare in delle entità cartografiche. A dire la verità c'è anche un compilatore MySQL che ci può servire per fare delle operazioni molto importanti. Facciamo questa cosa qui, apply. Ok, vedete che adesso si è popolata di tutte, tutti i terremoti con i relativi valori, anche se non si vedono molto chiaramente. Possiamo andare a fare tasto destro, proprietà all'interno dello stesso pannello. Gli diciamo ad esempio, mettimi il contorno e mettimi l'ombra, così lo vediamo un pochino meglio. Facciamo apply, d'accordo? Ma quello che noi vogliamo vedere è soltanto i terremoti al di sopra del 2,5, non tutti quanti. Quindi come possiamo fare? Possiamo fare un'espressione logica che ci dica fammi vedere tutto ciò che è al di sopra del 2,5. Facciamo apri tabella attributi. Vedete che all'interno di questa tabella attributi sono stati elencati tutti, ma noi abbiamo questo tasto che è un tasto espressione in cui gli possiamo dire tramite questo pannello molto simile ai pannelli di interrogazione query MySQL che per esempio noi vogliamo vedere soltanto i campi magnitudine, laddove il campo magnitudine, se selezioniamo l'operatore, è maggiore di 25. Perché maggiore di 25? Perché nell'importazione avevamo perso il puntolino, avevamo lasciato stare. 25 sta per 2,5. Vedete questo tasto qua? Questo ci fa fare la selezione. Se chiudiamo noi con questa espressione logica, campo magnitudine maggiore di 25, noi siamo riusciti a selezionare all'interno della nostra serie storica soltanto i terremoti superiori al 25. Che cosa possiamo fare a questo punto? Noi possiamo fare un'inversione della selezione. Vedete? E vediamo soltanto quelli inferiori, però me l'ha persa. Un attimo che deseleziona tutto, ho sbagliato io, chiedo scusa. Allora rifacciamo la selezione, volevo fare vedere che era l'inversione di selezione è questo. Facciamo direttamente un'operazione alla gli diciamo la magnitudine questa volta che sia con operatore inferiore a 2,5 che è e seleziona e siccome gli oggetti inferiori a 2,5 non ci interessano, a questo punto possiamo cliccare la matitina che significa andare da una visualizzazione in cui non possiamo cambiare la tabella attributi alla modalità progettazione e gli diciamo di eliminare con il cestino tutti i terremoti che sono al di sotto. Vedete se noi adesso riandiamo in visualizzazione e salviamo le modifiche, possiamo fare un ordinamento secondo la magnitudine. Vedete che sono rimasti solo i terremoti che vanno dal 25, cioè dal 2,5 in poi. Possiamo fare chiudi e adesso abbiamo risposto alla nostra domanda. Ovviamente che cosa succede? Che all'interno della nostra carta c'è una diminuzione del numero dei terremoti, perché i terremoti più diciamo, sono gravi e meno si disperdono all'interno del nostro territorio. Vedete che la caratteristica proprio dei nostri terremoti all'interno dell'arco alpino è sempre quella prodotta da
da questo tipo di struttura. Vedete, c'è la faglia africana che preme su quella eurasiatica, poi ci sono queste due inclusioni, quella iraniana e quella araba, che creano questa tipologia di pressione. Quello che possiamo dire è che secondo questa analisi, avete visto come tutti i terremoti si concentravano sulla penisola italica? E pochi ce ne sono, vedete, nel mare. Quindi il terremoto non è soltanto un'entità distruttrice, ma in realtà è anche creatrice, perché se non ci fosse stato il terremoto, la penisola italica non si sarebbe increspata. La caratteristica poi dei nostri terremoti appenninici è quella di annunciarsi per mesi e mesi e mesi. Bisogna soltanto ascoltare l'evento e analizzarlo con questi dati, con questi strumenti, perché se noi andiamo a vedere per esempio il terremoto dell'Umbria del 1997, c'è scritto chiaramente che lo sciame sismico iniziò nella primavera. D'accordo? Iniziò nella primavera. Ma guardate che le scosse che produssero le vittime arrivarono a settembre, quindi una delle caratteristiche del terremoto appenninico è quello di annunciarsi per tanti mesi, una specie di gigante buono. Bisogna soltanto analizzarlo con i corretti strumenti per capire quando e se colpisce. Non è detto che colpisce, ma ci si può attivare. Ed è molto interessante verificare che, per esempio, il nostro paese è uno dei pochissimi paesi in cui vengono considerati attivi un'enorme quantità di vulcani. Per esempio il Vesuvio, pur avendo eruttato nel 1944, è ancora attivo. Il nostro paese è l'unico paese continentale dell'Europa, al di fuori dell'Islanda, che ha tutti questi vulcani attivi. Vedete che ancora i colli albani vengono considerati attivi. Non è un caso che in un luogo di forte pressione tettonica si sviluppino tutti questi vulcani. E le caratteristiche del nostro arco alpenninico, chiedo scusa, del nostro terremoto è quello di annunciarsi per lungo tempo e poi quello di produrre delle scosse gemelle. Che cosa significa? Non è affatto vero che più scosse ci sono e più si scarica il motore sismico, anzi, più scosse ci sono, più si avvicinano temporalmente, più diventano gravi dal punto di vista del grado Richter, più significa che un evento grande avviene. E poi l'altra caratteristica è quella delle scosse gemelle. Non è affatto vero che quando c'è stata una scossa forte, dopo il giorno dopo, nei giorni seguenti, non ci saranno altre scosse, perché come vedete le vittime in Umbria ci furono proprio nella seconda scossa, quella del 6,1. Quindi la caratteristica è questa, un terremoto che si annuncia lungo e spesso colpisce con scosse gemelle. Più si assiepano, diciamo, le scosse all'interno di una stessa giornata, più forte sono, più significa che il meccanismo sismico si sta caricando. Non è affatto vero che più scosse sono passate e più si scaricano. Il terremoto italico è semplicemente un'entità che, se studiata con questo tipo di strumenti, può essere compresa. Vi ringrazio per aver visto questo video, al prossimo video di Analytics.